Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi andiamo a mettere a confronto il calisthenics contro il CrossFit per discutere quale dei due sistemi di allenamento è migliore per far ottenere risultati. E andremo a capire il perché tanti ragazzi, ma in maniera molto semplice, perché tanti ragazzi passando dal CrossFit, passando al calisthenics, ottengono tanti risultati. Ottengono più risultati, ma anche viceversa. Va anche detto questo. Io adesso nel titolo ho scritto solo in un senso, però è anche vero che tanti ragazzi magari sono bloccati, non ottengono risultati praticando calisthenics, non riescono ad avvantaggiarsi di questo sistema di allenamento, passano al CrossFit e ottengono subito, e anche in tempi relativamente brevi, risultati. Che cosa vuol dire innanzitutto ottenere risultati? Che cosa intendiamo? Diamo sempre per scontato che nella maggior parte dei casi tutti quanti intendono ottenere un corpo muscoloso e magro, questo riferito ai maschietti, muscoloso, magari qualcuno con dei volumi più grossi, qualcuno con dei volumi non esagerati, ma sempre comunque belli tirati, quindi sempre con apparire sempre muscolosi, muscoli evidenti. E allora, nel corso degli anni a me è capitato spesso, tantissimo, ormai sono uno statista, ho tantissime casistiche, decine di casistiche a disposizione. Tanti ragazzi sono passati da un sistema all'altro, dal CrossFit sono venuti a fare calisthenics e bada bene, quando intendo dal CrossFit intendo ragazzi che si allenavano già a un certo livello con una certa intensità nel CrossFit, passando al calisthenics hanno ottenuto invece dei risultati molto più evidenti anche da un punto di vista della crescita muscolare, ma anche viceversa ho trovato tanti ragazzi che non riuscivano ad avanzare nelle propedeutiche del calisthenics, non riuscivano a impostare questo percorso di progressione tecnica e di forza. E andando a fare CrossFit hanno invece si sono trovati di fronte a un sistema di allenamento d'impatto che gli ha fatto ottenere subito, anche in tempi qua di nuovo relativamente brevi, dei risultati. Ma perché questo avviene? Allora, innanzitutto, come già detto in tanti video, bisognerebbe capire che ci sono delle differenze individuali, qualcuno è più portato per un sistema di allenamento, qualcuno più per l'altro. Magari qualcuno è più portato per il corpo libero e anche per l'apprendimento motorio, no? Questo è un aspetto molto importante del calisthenics. Apprendimento motorio vuol dire anche avanzare nelle esercitazioni e se riesci ad avanzare nelle esercitazioni riesci ad accedere a dei repertori di esercizi più tosti che ovviamente ti fanno percepire un aumento del carico e quindi più risultati anche in termini di crescita muscolare e di forza. Magari qualcuno è più portato per il CrossFit perché c'è un esercizio più ampio, meno specializzato, qualcuno è anche più portato per i bilancieri e non stanno lì troppo a guardare per il sottile, subito sotto decisi a flagellarsi e a flagellare il corpo di allenamenti intensi, perché comunque può anche far male il CrossFit, ma sicuramente l'intensità e l'impatto non manca. E allora magari alcuni ragazzi hanno ottenuto più benefici in tal senso. Allora, i motivi essenzialmente per cui uno ottiene risultati passando da un sistema all'altro sono io li divido in due categorie. Uno è di testa, nel senso che mi è capitato tanto spesso che dei ragazzi hanno iniziato, delle ragazze, dei ragazzi hanno iniziato a fare calisthenics. Vista la novità, si sono subito immersi in questo sistema di allenamento, si sono impegnati con un certo entusiasmo e quindi questo gli ha fatto anche ottenere dei risultati perché impegnandosi si sono impegnati ad avanzare, a mettersi sotto con dedizione e quindi questo li ha portati a ottenere risultati. Poi subentra sempre questo fattore anche temporale, non so, dopo un po' di tempo magari per chissà quali altri motivi, anche di ordine personale, lavorativo, familiare, ci si arena un po' perché dopo un po' non c'è più la crescita dei primi tempi, si rimane un po' bloccati, magari ci siamo in un periodo che si va un po' in down, come dire, si crea anche una sorta di rapporto un po' conflittuale con il coach, conflittuale tra virgolette, nel senso che magari non c'è più la motivazione dell'inizio, non ci si vuole più mettere in gioco, si va in stallo e quindi capisci che questa è un'escalation di eventi negativi che ti porta inevitabilmente, questo era comparso un pannello che rompe le balle, ok,
ti porta inevitabilmente a bloccarsi. Viceversa anche nel CrossFit, magari subito d'impatto becchi subito questa grandissima varietà, però dopo un po' ciccia per ciccia, anche lì ti sembra di fare sempre le stesse cose, magari vuoi imparare cose nuove, sei attratto dalle skills del calisthenics mentre lì non si fanno, allora ti blocchi. Insomma, si va un po', si hanno dei risultati iniziali, ci si, dopo un po' però non si riesce più a trovare la motivazione, ci si blocca, non ci si mette più in gioco come prima ed ecco che i risultati non arrivano. E quindi questa è la prima motivazione, insomma, che è più legata un po' ai neofiti dell'allenamento e di ordine di testa mentale, ok? Poi a un certo punto invece da un punto di vista più tecnico per gli atleti più avanzati che magari non perdono motivazione nei confronti del loro sistema di allenamento, sono sempre affezionati al loro sistema di allenamento di riferimento che può essere calisthenics o CrossFit, però comunque sono bloccati, non hanno più risultati sia da un punto di vista fisico, non riescono e di performance. E perché allora a un certo punto, quando passano all'altro sistema, iniziano a ottenere immediatamente, anche in tempi relativamente brevi, i risultati? Beh, già lo si intuisce un po' da questo discorso. Perché semplicemente passi da un sistema all'altro, gli stimoli cambiano improvvisamente. Okay? Ti trovi e sei un atleta avanzato che era abituato ad allenarsi con un certo tenore, ma ti eri un po' bloccato, improvvisamente saltando ad un altro sistema di allenamento, cambi, magari ti ci addentri anche in maniera un pochino subito, entri subito nel vivo del nuovo sistema di allenamento e gli stimoli sono inediti, cambiano, magari dal CrossFit al Calisthenics ti trovi improvvisamente a fare solo esercizi esclusivamente, soprattutto per gli arti superiori, strict come vengono detto, quindi no keeping, no esercizi per... Non si usano le butterfly, le keeping pull up, quindi non si usano, non si cerca di trasformare gli esercizi del calisthenics in esercizi metabolici come avviene nel CrossFit. Quindi cambiano un nuovo ordine di stimoli ed è ovvio che il tuo fisico immediatamente reagisce e viceversa. Tanti ragazzi magari stavano ottenendo dei risultati importanti nel calisthenics, magari continuano a crescere a livello di forza, si sono un po' bloccati anche da un punto di vista delle qualità estetiche dei muscoli, e invece poi passando al CrossFit improvvisamente cambia qualcosa, perché anche lì è vero che si rinnovano completamente gli stimoli, okay? E quindi è questa la motivazione principale. Quindi nessuno dovrebbe gongolare in particolare, ah, Calisthenics è meglio del CrossFit per ottenere risultati a livello fisico, intendo. Perché ho questo, quest'altro ragazzo che hanno ottenuto risultati, e io potrei riportare un sacco di casi. Quindi nessuno dovrebbe gongolare, perché è vero anche il contrario, a volte magari ti trovi dei ragazzi per mille motivi che viceversa passando il CrossFit dal punto di vista fisico ottengono dei risultati proprio per questo motivo qua, per questi motivi qua di natura tecnica, di natura mentale, per una questione anche di predisposizione individuale e bla 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 e così via dicendo. Quindi il messaggio qual è? Per i trainer non vi gasate. Per i giovani trainer non gongolate, non vi gasate se, e non vi demoralizzate allo stesso tempo, se da una parte arrivano ragazzi e ottengono subito risultati e dall'altra magari perdete dei ragazzi e vanno dall'altra parte e ottengono risultati. Quindi né dovreste gongolare, gongolarvi, compiacervi, né dovreste demoralizzarvi. Dovete essere consapevoli che è una ruota che gira e quindi sono situazioni che possono accadere in un senso e nell'altro. Dall'altra parte anche i praticanti dovrebbero capire che si possono ottenere risultati in crescendo in continuo, rimanendo sempre fedeli al proprio sistema di allenamento. Ok, bisogna a un certo punto capire anche un po' come orientare, usare le giuste strategie di ciclizzazione per non andare mai in stallo, fare sempre un percorso in crescita. Okay. Però questo insomma vuol dire che dovete rimanere fedeli al vostro sistema di allenamento di riferimento e soprattutto dovete orientare come dire, le vostre preferenze verso un sistema o verso l'altro, visto che tutte e due cioè, vi possono far ottenere risultati a 360 in base alle vostre preferenze. Fate insomma quello che vi appassiona di più, quello che vi piace di più. Non sei portato, non ti piace l'apprendimento motorio, anche se come lo facciamo noi nel calisthenics non è sempre molto spinto, anche noi sconfiniamo anche nell'allenamento metabolico più di quantità che di qualità certe volte, al contrario di quanto avviene nel calisthenics. Morale della favola, fate ciò che vi piace e basta.
Ci vediamo nel prossimo video. Spero di avervi illuminato, sia i praticanti che i trainer. Ciao ciao!